E salve a tutti i miei belli e miei brutti qui, Videogamer, e oggi siamo qui in un nuovo episodio di Lords of the Fallen, dove sconfiggeremo questo boss di merda. Questo boss che ci ha dato tanti problemi nello scorso episodio. Ho fatto un po' di tentativi senza registrare e ho capito come sconfiggerlo. Innanzitutto riprendiamo l'esperienza. E in pratica quando fa quel particolare attacco imparabile bisogna nascondersi dietro questi tempietti con la lucina gialla dentro, quindi prendere benissimo. Così facendo diventerà proprio un boss ridicolo da sconfiggere. Non si capisce niente, perché devo riuscire a farlo stare in un'altra zona. Forse va anche benissimo così. Il lag lo aiuta. Ok. Ora dobbiamo solo attendere che faccia il suo bellissimo attacco. E noi glielo manderemo proprio in fumo. E lui piangerà, si dispererà perché il suo attacco più potente non ha funzionato. Ecco, inizia a fare questo attacco qui e io vado a ripararmi qui dentro. Semplice. Dobbiamo ancora destreggiare. Ok, infatti l'altarino fa che cosa sta facendo. Ok, questo qui non l'avevamo visto. Cosa fa? Cosa sono questi? Oddio! Che cacchio fa? Crea dei golem. Però, ecco, può fare danno anche a loro. Quindi magari lasciamogli lì. Così cerchiamo di colpire. Sordisce anche loro. Basta però. Yamena. Questo golemino. Iniziano ad essere in tanti. Ok. Potrebbe essere fastidioso. Aia. Devo bere la fiaschetta. Ok. Basta. Ok, sta rifacendo qui l'attacco. Meglio nascondersi. Evitiamo. Farci colpire. Beh, diciamo che la difficoltà dei boss sta aumentando sicuramente, si è ucciso anche i suoi golemini. Va bene, fa questo attacco lì che abbiamo visto anche nello scorso episodio, dopo il quale può essere colpito, lo stiamo anche battendo abbastanza bene. Quando però evoca i golemini, se iniziano a fare 4-5 golem, può essere una cosa molto fastidiosa. Anche perché o ti concentri sui golem o ti concentri sul boss principale. Vabbè, ora evoca di nuovo i golem. Aia. Sta rifacendo di nuovo tutto. Speriamo che i golem non vengano qui. No! C'è il golem. Ah no, il golem li uccide lo stesso. Perfetto. Piccolo vantaggio che abbiamo a nostra disposizione. No. Vabbè, quest'altro mi ha preso. Peccato. Ok,
forza, questo è meglio che sai fare. Proprio un scandalo. Bene, mo di nuovo, intanto cercherò anche di farti fuori. Non ci sono riuscito. Ce la facciamo ora. Tanto che escono i gomiti, ti ho già ucciso. Perfetto, abbiamo battuto questo boss cattivissimo che ci aveva fatto tanto penare nello scorso video. Adesso morirà malissimo. Come sempre io vengo colpito da chissà che cosa. Ok, sì, abbiamo capito. Sempre la stessa animazione. Adoratore fatto fuori. Perfetto. Era diverso rispetto agli altri come boss. Dito artigliato, ascia grande. Ok, devo giusto controllare se ci sono altri di quei teschi umani che si trovano. Eh no, qui c'è una pergamena. When the judges banished the god, the Rogar disappeared, together with a whole temple. People say that sometimes when you visit the Hand of God mountains, you can see a mirage of the temple. Could it be that they somehow got sucked into another dimension of some sorts. Ok, no, non penso che ci siano altri oggetti, quindi possiamo procedere per di qui. Apri il sentiero. Ok, vediamo che c'è qui dietro. Un checkpoint subito. Prima sviluppiamo il personaggio, però ovviamente con i punti caratteristica. Aia, per poco non ce la facciamo. Vabbè, ce la conserviamo questa esperienza, la utilizziamo dopo. Aumentiamo. E cosa aumentiamo? E portiamoci tutto a 15. Iniziamo con la vitalità. Ok, sì. Perfetto. Poi potenzieremo la resistenza e infine l'agilità. Anche se l'agilità molto probabilmente è quella che in questo momento mi serve di più, cioè la stamina. Va bene, quindi potenzieremo un pochino l'agilità prima. Usiamo il checkpoint. Perfetto, questa cosa è una cosa brutta. Ok, scusate per il piccolo taglio, ma non mi sono proprio mosso, dovevo fare un'altra cosa prima. Sì, questi sono nuovi, sono, oppure no. Questi sono, oddio, sono fortissimi. Questi sono questi, quei cosi cazzutissimi con lo scudo, solo che in versione, oddio, sono fortissimi questi. No, no, io me ne andrei. In questo posto strettissimo non si possono proprio sconfiggere. No, ecco, fanno pure un bordello di danni, altro che posso. Pozzo della morte. E beh, no, va. Schifo le frecce, magari. Aia, sono fortissimi. Fanno danno da fuoco. Madonna, ma sono bestiali sti cosi. Porca merda. No, io mo l'esperienza me la devo riprendere tutta. Magari poi corro per tornare. Oh, la corsa con lo scudo stordisce. Abbiamo scoperto un'altra cosa. Grazie. Ah sì, sono forti un bel po'. Bel po'. Questo qui è più piccolo. Ok, no, però dobbiamo comunque stare molto attenti. Cos'è questo? Questa compenetrazione con il suo scudo? Backstab. Perfetto, gli posso fare il backstab. L'ho ucciso. Ho tanta esperienza. Ok. Vediamo un attimino.
Qui ce n'è un altro, questo è uno di quelli più cazzuti. Ecco, questo qui è molto più forte. Qui c'è una pergamena però. Of course. It is a good thing when the evil is eliminated from a person. Evil is gone. But what remains of the person is different. We need to look closer. And personally, I don't know how to treat these people. They seem to behave normally. They walk, talk, but in some way they just seem unreal. Ok, è scoppiato qualcosa. Non ho idea di che cosa, però qualcosa è successo. Oh no, che cosa sono adesso? Sì, vabbè. No, 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 no. Via, via, fuggi. Questo qui è rotto, questo checkpoint. Perché è rotto? Ah, qua ci vuole un checkpoint ogni mezzo passo qui. Non è possibile, no. Ma non è possibile. No. Oh, che palle. Che poi non si capisce niente. Non capisco come muoio. Non mi ha colpito nessuno. Sono sceso giù. Ma, boh. 1513 addirittura di esperienza. Però non ho tempo. Devo andare a recuperare l'esperienza e tornare indietro. Vabbè, sì, pozzo della morte, ho capito, è molto difficile superare questo luogo. Non per niente si chiama pozzo della morte, ma perché non mi fai passare? Questa è una cosa molto fastidiosa. Ma molto molto fastidiosa. Ok, sì, permesso. Grazie. Checkpoint funziona. Ok, sì, però vorrei recuperare le anime. Grazie. Ok, cosa? Dai, ripristinati, muoviti! No! Per farlo funzionare devo per forza battere tutti. Fatemela capire sta cosa, come funziona. E soprattutto che è quel chiattone di merda. Basta. Torno indietro proprio sgommo. Me ne vado in un altro gioco. Ecco, qui c'è il minion. Potessi fargli un altro backstab. Non ti danno proprio la possibilità. Proprio fastidiosi. Ok, questo mi va bene uguale. Invece no. Terribile, guarda proprio. Terribile. No. Ok. Devo andare un attimo. Mi bevo la fiaschetta. Questa animazione è proprio brutta. Ok, la fiaschetta però ti cura anche gli effetti di stato di quel fuoco. Si bugga, rotola via in una maniera incredibile, indecente. Qui arriva l'altro rompipalle, ovviamente. Non c'è due senza tre. Questo cosa? Ok, sì. Posso aprire la porta con le rune? Io la apro. Ok. Vediamo che c'è, vediamo se ne è valsa la pena. La mia ascia. Ma vediamo un attimo. Allora, il boss ci ha dato... Ah, questa qui non l'avevo vista, però. Ok, non la possiamo utilizzare. E nemmeno l'ascia del boss. Ok. Sarebbero state comunque, penso, delle buone armi. Quanto richiedono queste? Questa richiede 18 di fede, addirittura. Nemmeno forza, fede. Poi la mia ascia invece richiede 22 di forza.
Vabbè, però consuma anche meno sta... Ma porca merda! Scappa. Fuggi. Ok. Possiamo guadagnarci un altro livello. Dai, mettiamoci un po' di agilità. Ho visto nell'inventario che ho un frammento. Dove stanno ora? Ho perso i frammenti. Ok, no, frammento punto caratteristica che dà un punto caratteristica. Difatti dovremmo avere, ecco, difatti abbiamo un punto caratteristica e lo mettiamo subito in agilità. Stando ovviamente molto attenti. Lui c'è sempre però. Lui è immancabile ormai. Voglio romperti la guardia. Madonna. Un sacco di danni. No. No. Ok. Sì, se continuiamo così. Sì, vabbè. Checkpoint, questa cosa che si demoliscono quando i nemici si avvicinano è proprio una stupidaggine. Forse ho un'idea per rendere questo combattimento più semplice. Possiamo ripristinarci le fiaschette ogni volta. Sempre che lui non si avvicini. Questa è l'unica cosa. Possiamo... Quando finiamo le fiaschette possiamo attirarlo più in là. E ripristinare tutto quanto. Che palle. Proprio scocciato, mo. Sapete che c'è? Taglio finché non li ammazzo tutti. Facciamo così, va? Ecco. Si è buggato tutto perché che è crashato il gioco e non mi ha dato modo di sconfiggere il nemico. L'avevo quasi ucciso, gli mancava forse uno o due colpi. Però purtroppo è successo così e io non ci posso fare niente. Antichi sepolcri. Ok, qui c'è uno di questi potenziati. Sì. Oddio, no, basta. No, basta, oh. Aprimi sta porta. Che cos'è, mo? Porca merda, che cazzo è? Sì, vabbè, dai. Un altro po'. No, però... Che cazzo fa? Mi ha messo tutto quanto. Buggato. Sì, oh, madonna, però... Qua non posso manco usare le frecce come a Dark Souls, che palle. Per attirarne una alla volta. Non funziona. Non può essere fatto. A questo punto, anche se non le riprendo, quelle merde. Tanto ne avevo 30 di punti esperienza. Però, almeno io per capire come cacchio. Andiamo, apriamo qua. Un labirinto sta merdata. Vabbè, tu cerchi di, ovviamente di prendermi a calci. Sei fortissimo. Ecco, mi mangi. Mi toglie. Mi fa danno ritardato. Backstab, almeno questo me lo concedi. Ma non muore. Non ci muore. E rispetto all'inizio ho avuto un cambiamento teschio umano. Non è che sti teschi umani servono poi per aprire il cancello che porta al boss. Che devo raccoglierli tutti. Speriamo di no. Io mi bevo sta fiaschetta qua. Un attimino attenti. Ok, questi qui giusto sono ciechi, quindi posso saltarli. Questi li posso saltare. No, maledizione. Spero che l'ultimo non abbia sentito.
pugnale presa. Ok, no, che maledizione. Anche questo no. Ecco, ma mi ha sentito tutto il mondo adesso. Non capisco niente. Sì, vabbè, moriamo un'altra volta. Questa cosa è brutta. Questo gioco non è bello. Ci sono troppi bug. E intanto che ci posso fare io? Io la serie ormai ho iniziato a portarmela. E adesso devo continuare. Per coerenza. Questo gioco è proprio buggato, ma non poco. Questo qui già mi ha sentito a 80.000 km di distanza. Ecco, questo qui è arrivato fino a lì. Ma adesso mi arriverà quello lì fortissimo da dietro. Altro piccolino con lo scudo, eccolo qui. Il mio personaggio non lo vedo. Non si riesce a vedere. Chi c'ho dietro? No, è arrivato anche quello. Sì, ma come continuo io, mo? Non si può fare sta cosa. Non è che si fermano dopo un po' i nemici, continuano. Che brutta storia sta cosa. Cos'è questa? Teschio umano, un altro. La fiaschetta tomba regale. Ecco qua, c'è il boss, ne sono proprio sicuro. Un altro teschio umano. Se andassi da qui, ovviamente stando attenti a non cadere. Questo cos'è? Teschio umano. Ok, qui c'ero già stato. È proprio l'inizio. Qui dove ero prima. Se scendo da qui non so dove vado. Aia. Sto sparafrecce merdone. Sto trippone. Pure fortissimo. Madonna, ma no. Non ho capito. Forse dovevo esplorare un'altra area prima. Questa non mi sembra per niente adatta al mio livello. Proprio per niente. Sì, si curano. Addirittura questo. Però mo me la scampo, dai. Ecco, 367 XP addirittura. Trovassi un checkpoint. Evil lives in this world. I have to accept it. There is. The only thing I can do is channel it into new forms, mutations. They may be our future. Many people will not like this, but they need to see that the alternative is not having a future at all. Ok, sono tornati questi ragnetti fortunatamente scarsi. Per prendere un altro teschio umano. No, una sigillata piccola. Almeno. Ok. Bisogna stare sempre con lo scudo alzato qui, perché non si sa che cacchio ci potrà essere. Galleria crollata. Possiamo uscire fuori da questa zona proprio orrenda? No, non è concesso. Però c'è un'altra cosa. Ok. Un teschio umano. Sì. Questa è una trappola, sono sicuro. Perciò non la premo. Un altro teschio umano e invece voglio premerlo. Che cosa fai? Niente. Meglio. Allora, apri il sentiero. Va bene, sì, non ho capito.
avanti o dietro. Pure avanti. Che brutta cosa. Dove sono? Ok, per fortuna non c'è nessuno. Prima zona facile del gioco. Malato spadino, malato di sangue. Però i nomi che danno alle armi sono originali. Almeno questo bisogna riconoscerlo. Ok. Se da qui non si va da nessuna parte. E da lì si ritorna dovremmo. Ah, però questo qui cos'è? Posso utilizzarlo per forgiare qualcosa? Che palle, non posso. Attenzione. No, però lì non ci voglio tornare. Che faccio, mo? Torno indietro, di nuovo. Ecco. Questo qui mi incendia, mi fa un sacco di danni. Spirito XP scomparso. Vabbè, non mi serviva. Che cacchio si deve fare, mo? Taglio un po' così vediamo che strada si fa. Ok, in pratica quella lì non era una zona obbligatoria, perché ho parlato con Caslo lì fuori e quindi mi ha fatto tornare qui dentro. Cioè, mi ha aperto il portale. Quindi, se volete vedere come continua la storia, vi invito a lasciare un mi piace. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.